Siamo con quasi il direttivo al completo del comitato di Cabianca nell'occasione di questa prova di evacuazione. E cosa ne dite? Presidente, cosa vi sembra questo tipo di allenamento? È una bella esperienza per me, secondo me è una roba molto valida, con l'andamento che c'è in giro, secondo me è molto valida. Serve? Ben riuscita, utile alla comunità, vedo che c'è abbastanza gente, quindi vuol dire che è sentita. Anche perché abitiamo in un territorio che è sotto il livello del mare, quindi con le ultime precipitazioni anche qui vicino, con quello che è successo con l'alluvione, è bene essere preparati in caso di qualche fenomeno più intenso. Anche perché non era nel paese, qui da noi a Cabianca, non era mai stata fatta un'esercitazione del genere, quindi come è stato detto, zona tra virgolette a rischio, è una cosa ben utile. Insomma, speriamo non serva mai. Ecco, quella è una cosa, un'ottima constatazione. Comunque è meglio sapere eventualmente come affrontare eventuali problematiche piuttosto che essere, come dicevo prima, presi allo sbaraglio. Esatto, esatto. Perfetto, allora, vedo che la popolazione sta rispondendo alla chiamata. Allora siamo alla camera, la pescheria della camera, la novità è sulle ostriche, praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro il chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime, una novità tecnologica. Aprire le ostriche non è, diciamo, facilissimo, queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostrica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostrica.